Napoli, Palazzo Reale. D'ora in poi, l'Officina dei Papiri seguirà le sorti di re in fuga, il destino di ricercatori, onesti o ambigui, leali o vanitosi, gli sconquassi delle guerre. Raggiungibile solo attraverso una rete fitta e contorta di corridoi, di sottopassaggi, di grandi sale fuligginose stipate di libri ancora da catalogare e che forse nessuno avrà più modo di leggere, sotto il tetto di quella che fu la reggia dei Borboni troveremo l'ultima Officina dei Papiri. Diciamo che sulla prima cadde un silenzio di pietra durato quasi 2000 anni. Arrivare a quest'ultima ispira involontarie analogie. È come se nell'intreccio di questi aerei cunicoli si riproduca il sotterraneo labirinto che i ricercatori di Ercolano stanno ancora scavando per raggiungere gli altri supponibili tesori culturali della Villa dei Pisoni. Sotto di noi vi è una delle più ricche e confuse biblioteche del mondo. Anche questo è un curioso contrappasso. Inquieti visitatori, sbocchiamo anche noi in questo strano luogo dove in una luce da acquario si svolge un doppio rituale, ora antico, ora estremamente evoluto. Assediati dagli antichi scaffali settecenteschi e dietro sensibilissimi strumenti di indagine ottica, i ricercatori fanno pensare insieme a due poli esaltanti della storia del sapere, l'alchimia e la scienza moderna. Al misterioso principe di San Severo, un poco negromante e un poco scienziato, che qui è di casa, e dal dottor Stranamore. Ma il prodigio che ne sortisce non è la pietra filosofale che muta il piombo in oro, né la scoperta di una fonte di suprema energia. Ciò che questi signori compiono quasi sempre con il fiato sospeso, perché anche un respiro può cancellare il segreto di uno scritto millenario trasformato in fuliggine, è il recupero, la salvezza di qualcosa di inutile e di prezioso. Lo schiudersi della teca di cristallo mette sotto i nostri occhi un capitolo combusto della storia del pensiero, del quale ancora oggi ci nutriamo. Ercolano, il 24 agosto del 79 d.C. Oggi qui, come nelle località circostanti lungo la costa, sino ad Oplontis, ed ancora più a sud, verso l'interno, a Pompei, si doveva celebrare un rito oscuro, invocare l'uscita degli abitatori degli inferi. Curiosa coincidenza. Era il 24 agosto di primo pomeriggio. 120 anni prima, un poeta curioso delle cose della natura, invocando Venere, madre dei Romani, voluttuoso piacere degli uomini e degli dèi, Venere nutrice, così aveva vaticinato. Un cataclisma, secondo Lucrezio. Senza dubbio, il cielo e la terra ricevono dall'infinito in quantità sufficiente tutti gli elementi capaci di far tremare improvvisamente la terra squarciata, di lanciare attraverso il mare e le terre vortici devastatori. La volta celeste si arroventa. Dopo, i sopravvissuti di quel pomeriggio d'agosto ricorderanno che i segni erano nell'aria. Ora a Roma regna Tito. Gli auguri non potevano prevederlo, i prodigi erano enigmatici. Nel suo nome, i Romani si erano macchiati della strage di Gerusalemme, in cui morirono 1 milione di uomini. Ma cosa accadde veramente ad Ercolano? Che cosa fece calare un silenzio durato 17 secoli? Sicuramente ad Ercolano, attraverso gli studi dei vulcanologi, è arrivata una, diciamo, colata impropriamente di materiale vulcanico, il Sarge 1, che è il Sarge 2, che ha travolto ogni cosa, portando via dalle pendici del vulcano anche le piante, tutto quello che faceva parte della vegetazione, e travolgendo le abitazioni ha portato con sé gli architravi, i tetti, le tegole, le statue che sono cadute e si sono riversate tutte verso il mare. Immediatamente si sono inoltrate, il materiale vulcanico si è inoltrato negli ambienti, li ha riempiti, li ha colmati e questo e si è immediatamente solidificato. Questo ha permesso appunto di trattenere le pareti, gli alzati delle abitazioni e a conservare tutti i materiali organici, i tessuti, i legni, e quindi
questa peculiarità è solo di Ercolano e che ne fa quindi, diciamo, una città archeologicamente unica. Anche i papiri della villa? Sì, per lo stesso motivo, i papiri che in un primo momento durante le esplorazioni borboniche erano stati confusi, erano stati interpretati come dei tronchi, dei pezzi di legno. Solo in un secondo momento si è riuscito a capire, svolgendoli, che si trattava appunto di manoscritti, di papiri. Tronchi carbonizzati, reliquie. La biblioteca dei Pisoni, centinaia di papiri scritti in greco, venuti alla luce fra l'esultanza dei dotti di tutto il mondo. Scritti filosofici, per la massima parte. Il monumento alla parola, ciò che distingue l'uomo rispetto al resto della natura. La scrittura, memoria della parola nello spazio e nel tempo. Il papiro, pianta acquatica che abbonda lungo le rive dei fiumi, da noi lungo il Ciane di Siracusa, materiale librario privilegiato dagli antichi. I rotoli di Ercolano sono gli unici ritrovati in Europa. Dopo 200 anni di tentativi per svolgerli, ecco cosa accade oggi. 1320 rotoli sono ancora chiusi. Il nuovo metodo di svolgimento è applicato su piccole porzioni. Messo a punto da tre studiosi norvegesi, Fosse, Kleve e Stormer, è un procedimento chimico-meccanico. La gelatina sciolta in acido acetico produce una colla graduata a seconda della carbonizzazione e della porosità del papiro. La colla si applica sul lato opposto alla scrittura. Il frammento deposto con cautela su un supporto soffice è ricoperto di colla. Appena questo strato protettivo è pronto, ha inizio la parte meccanica. Con uno strumento dalla punta molto sottile, si stacca il foglio imbevuto di colla. Poi lo si colloca su un supporto di carta giapponese. Ancora qualche minuto. E ora si controlla la successione delle lettere sul frammento. Se esse si susseguono in linee ordinate, lo strato sollevato è singolo, la dose di gelatina era giusta. Se è confusa, vuol dire che due o più strati sono rimasti uniti insieme e che la gelatina era poca. Un lavoro da certosini, un esercizio di calma, di pazienza, di estrema concentrazione. Poi ciascun frammento, così svolto, viene fotografato al microscopio e riposto sotto vetro. Dalla 1754 i papiri, una volta aperti, venivano disegnati. Questi disegni sono tuttora preziosi per lo studio dei papiri ercolanesi. Alcuni sono conservati nella Bodleian Library di Londra, altri in queste sale napoletane. Questo è il papiro numero 1672. È l'unico lasciato miracolosamente intero e conservato in tutta la sua lunghezza, 3 metri e 34. La scienza, la passione di uomini succedutisi nell'arco di 200 anni. Lo svolgimento dei rotoli, la loro rigorosa interpretazione e lettura. Ma che cosa vi è scritto in questi rotoli di Ercolano? Qual è il messaggio nella bottiglia che arriva sino a noi dopo aver fluttuato per secoli nel mare del tempo? C'è la filosofia ellenistica, non soltanto la filosofia epicurea, ma anche la filosofia stoica ed anche una gran parte della filosofia presocratica, della filosofia socratica. Non è vero, come è stato detto, che i papiri ercolanesi sono monotoni. Sono papiri di autori epicurei, a partire da Epicuro, Carneisco, Polistrato, Demetrio Lacone e soprattutto di Filodemo, ma in questi papiri c'è un riflesso straordinario di tutte le grandi correnti filosofiche, di tutti i grandi movimenti spirituali dell'antica Grecia. Il nostro compito è quello di rendere questi testi veicolo di cultura
veicoli di storia nella nostra epoca, far sì che questi papiri non siano soltanto un campo dedicato e utilizzato dagli specialisti, ma siano testi su cui si possa rifondare una migliore conoscenza della filosofia antica. Ma chi volle indagare per primo in questo passato così popolato da ombre illustri? Dobbiamo a Carlo di Borbone, popolare col nome di Carlo III, dobbiamo a questo grande re illuminista, colto, energico e fornito anche di ottimi collaboratori, basta pensare al ministro Tanucci, dobbiamo a questo re l'impegno dello scavo di Ercolano, l'organizzazione di un museo ercolanese che secondo Wolfgang Goethe rappresentava l'alfa e l'omega dell'arte museale antica. Dobbiamo a questo re che giustamente un filologo tedesco ha voluto battezzare con anticipo su tanti altri monarchi di oggi, il re archeologo, perché è stato veramente il promotore dell'archeologia. È stato anche, come capita, non solo un bravo re ma anche un re fortunato, perché queste scoperte ebbero un araldo di eccezione in Joachim Winckelmann, il creatore moderno del concetto di storia dell'arte antica. E il Winckelmann, molto più di quanto avessero potuto fare le collezioni che si stampavano a Napoli nella stamperia reale, ha divulgato queste grandi scoperte artistiche e anche le scoperte dei papiri ed ha richiamato l'attenzione di tutto il mondo civile, l'attenzione dell'Europa sull'importanza dei nostri documenti. Certo, Winckelmann fu un appassionato propagandista dell'officina ercolanese. Con i suoi Sendschreiben indusse tutta la cultura settecentesca a guardare ad Ercolano. Il re, accompagnato dal suo famigerato ministro della giustizia, Bernardo Tanucci, rimane ora nell'officina ad osservare i tentativi di svolgimento dei papiri. Qui passano i grandi nomi della papirologia, i grandi decifratori di scritti arcaici, ma anche quelli che si provarono ad aprirli per offrirne ai decrittatori il contenuto. Dai primi disastrosi metodi di affettatura col coltello di Camillo Paderni, al mercurio di Raimondo di Sangro, principe di San Severo. Sino a che non compare nell'officina un piccolo prete genovese, l'altro grande protagonista di questa storia affascinante. E lui, l'inventore di questa macchina settecentesca, empirico-meccanica, leggera e complicata. Sembra appena uscita da quelle smaglianti riproduzioni dell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert. L'epoca è la stessa. Il padre Antonio Piaggio, delle opere pie, sino a quel momento bibliotecario della Vaticana di Roma, dove non tornò mai più, fu infatti coetaneo di Diderot, appunto, e di Rousseau, e di un'altra tragica invenzione di quel secolo, la ghigliottina. Ma la sua macchina, per lo svolgimento dei papiri, funzionò molto più a lungo, sino all'inizio del nostro secolo. Sono stati svolti con questa macchina circa 1000 rotoli e grazie a questa macchina possiamo dire che oggi esiste la papirologia ercolanese. Il procedimento del piaggio era chimico-meccanico. Consisteva innanzitutto nel rinforzare lo strato esterno del papiro con colla di pesce e con pelle di battiloro, cioè con pellicola tratta dalla vescica di bue. Quindi si applicavano al papiro dei fili di seta. Questi fili venivano issati su mediante il sistema di ganci che possiamo vedere. I fili, tirandosi su, riuscivano, questa trazione, a svolgere il papiro. Questo è un sistema che, come si diceva prima, funzionò fino agli inizi del 1900.
Perché fino agli inizi del 1900? Perché poi rimasero da aprire una serie di rotoli, circa un migliaio, che si dimostravano refrattari al metodo del piaggio. Infatti gli strati erano eccessivamente schiacciati, le fibre erano completamente disidratate. Il Fackelmann ebbe l'idea di rinfrescare il papiro antico con il succo della pianta fresca di papiro. Ecco, le fibre così imbevute cominciarono a riacquistare la elasticità perduta. Fackelmann, oltre a restaurare con questo succo di papiro alcuni rotoli già aperti col metodo del piaggio, riuscì a aprire una ventina di rotoli. Un giovane ufficiale austriaco colto e mondano seppe per caso di certi marmi preziosi affiorati da un campo di resina. Acquistò il campo, ne cavò due statue femminili assai belle e per ringraziarsi la corte di Vienna le spedì in Austria. Gli Asburgo accolsero il dono con entusiasmo, ma l'ufficiale dovette lasciare Napoli accusato di furto. Tornò a Vienna senza sapere di aver scoperto Ercolano. In quel luogo Carlo di Borbone volle farsi costruire una casa di delizie. I suoi operai si aprirono la via a colpi di piccone facendo brillare le mine. Uno scempio per l'archeologia che ben presto cessò. Di fronte ai tesori d'arte che risorgevano dalla terra, si scavò una rete di cunicoli, si rintracciarono perimetri di case patrizie, si forarono soffitti, si traversarono strade e piazze. Una città risorgeva dal mistero di quel giorno d'agosto del 79 d.C. Forse i segni erano nell'aria, ma gli auguri non avevano detto nulla. Quando la nube si levò, essi la paragonarono ad un pino. Così la vide dalla sua casa di Capo Miseno Plinio il Vecchio, storico, scienziato e comandante della base navale. Una tempesta di vento soffiava dal mare. Forse dispiaceva agli dèi quella società romana che si era sparsa tra il Vesuvio ed il mare per farne teatro dei suoi svaghi, dei suoi spassi, dei suoi piaceri. L'onesto riposo di un popolo di mercanti, un luogo di dissolutezze o un sereno rifugio per gente colta e raffinata, come i pisoni della Villa dei Papiri che erano imparentati con Cesare. Ma che tipo di società era questa? Sicuramente una città scelta dagli aristocratici per godere del clima, del panorama e quindi dell'aria buona che poteva offrire un posto collocato geograficamente così bene come Ercolano. Accanto agli aristocratici ricchi naturalmente esistevano le persone che vivevano del proprio lavoro, quasi sicuramente un lavoro legato a un certo tipo di artigianato, almeno come ipotesi che rispecchia lo studio di questa parte della città che noi conosciamo. La villa dei Pisoni è ancora lì, a 27 metri sottoterra. I papiri furono ritrovati in 5 luoghi diversi, il che doveva indurre gli archeologi a formulare molte ipotesi. Il grosso dei papiri fu rinvenuto in questa stanza quadrata che probabilmente era un vero e proprio deposito dei libri. Altri rotoli furono rinvenuti, sistemati in casse, nel punto G, vale a dire nell'ambulacro tra il peristilio quadrato ed il grande peristilio rettangolare. Pochissimi papiri furono rinvenuti in questo locale a ridosso dell'ambulacro, locale contrassegnato dalla sigla sedicesima, e altri rotoli furono rinvenuti in due punti all'interno del tablinum, vale a dire di una specie di soggiorno. Thank you.
Ma cosa ha rappresentato, oltre ai papiri, oltre all'evocazione di queste grandi ombre di una cultura che ora a noi sembra vicinissima, quasi contemporanea, lo scavo della Villa dei Pisoni? È un po' il sogno della cultura napoletana del XVIII secolo fino ad oggi, perché un intero museo, il Museo di Portici prima e poi quello di Napoli, è stato riempito quasi esclusivamente con i materiali di questa villa, ed è veramente clamoroso quello che è stato trovato. Nel 1738 sono nati i primi scavi in Occidente, nel nostro Regno delle Due Sicilie, con l'avvenimento del teatro. Subito dopo, nel 1750, è partito lo scavo della Villa dei Papiri. La Villa dei Papiri ci ha restituito questa biblioteca greca, con 1800 circa rotoli, erano molto di più, ma per molto tempo si credette che fosse il carbone e venivano bruciati per riscaldare gli scavatori. Furono trovati anche una serie di papiri sparsi per la casa. Questo è importante, perché noi sappiamo che la Villa dei Papiri era, come molte delle ville sul litorale, in rifacimento, in restauro. C'era stato un terremoto nel 62, c'erano state delle difficoltà, per cui questa villa mostra chiaramente da molti aspetti, ma questo è stato già osservato nel XVIII secolo, che era in rifacimento e molte cose erano state trasportate altrove. Noi pensiamo, per logica, che come esisteva una biblioteca greca dovesse esistere parallelamente una biblioteca latina. Per quanto fossero di cultura greca, certamente la loro lingua quotidiana doveva essere il latino. Gli abitatori erano certamente ricchi, quindi abituati a parlare l'inglese, se vogliamo, dell'epoca, la coinè mediterranea. Però certamente parlavano anche il loro latino, quindi una biblioteca latina non poteva non esistere. Noi speriamo che questa biblioteca filosofica possa essere anche integrata da una biblioteca di tipo letterario, cioè di una biblioteca dei classici, dei grandi classici latini, che a mio parere non potevano mancare in questa biblioteca. Noi non sappiamo se saremo fortunati a trovare qualcuno di questi testi, per esempio il testo degli Annali di Ennio o il testo del De Rerum Natura di Lucrezio o di qualche libro del De Rerum Natura di Lucrezio o le opere di Virgilio, le opere di Orazio o la storia di Livio, però dobbiamo legittimamente pensare che queste opere facevano parte di questa biblioteca. Il papiro su cui si legge il nome di Virgilio è stato aperto con il metodo norvegese. Il rotolo contiene un libro dell'Epicureo Filodemo di Gadara, forse dedicato al tema della calunnia. Nell'ultima colonna l'autore si rivolge ai suoi amici augustei, Virgilio, Plozio, Rufo e Varo, facendo un bilancio della sua trattazione sulla calunnia. Il passo è quello che testimonia la presenza di Virgilio nella Villa dei Pisoni. La speranza mia, la speranza del gigante, e di trovare la biblioteca latina, anche perché una biblioteca latina di quel livello, di un proprietario che aveva una così ricca biblioteca greca, potrebbe farci riavere dei testi sconosciuti, altro Virgilio se vogliamo, ma forse Ennio, il grande sogno del gigante, per trovare Ennio. Quindi l'importanza è eccezionale per la filologia, per la storia, per la cultura, per la nostra stessa definizione di uomini occidentali. Come abbiamo reagito noi, uomini occidentali, in questi 200 anni trascorsi dalla scoperta del contadino di Resina, dal rinvenimento dei papiri e tutto quanto è accaduto qui nel frattempo? A un luogo come questo, che aveva visitato, pensava Leopardi quando descrisse la grande Topaia, capitale sotterranea dello Stato dei Topi. Ma anche Dickens rimase perplesso per le grandi pareti mostruose che facevano apparire l'intero luogo come un sogno morboso. Come in una profezia, Emanuele Fonseca, il superstizioso viceré di Napoli, affacciandosi verso il Vesuvio, aveva gridato: «Nel cuore di questa montagna è immagazzinato molto male». Era l'eruzione del 1631, la seconda per violenza dopo quella che aveva sepolto Ercolano. Il Vesuvio sudava fuoco, come allora, come 1700 anni prima. Ma non è il solo mistero ercolanese che alle soglie del 2000 viene svelato. Per quasi 2000 anni si era ritenuto che la gente di Ercolano, gli
gli abitatori di queste ville, i loro servitori, i contadini, i pescatori, si fossero salvati, diversamente da Pompei o da Stabia. Cioè che prima di sparire con l'intera città, nell'onda di fango lavico precipitato dal Vesuvio, avessero avuto il tempo di fuggire. Invece, non andò così. Alla luce, adesso che si vede. Sapeva che c'era questa... No, ci siamo accorti quando noi stavamo scavando da là sopra. Questa roba, questa terra, questa lava qua, è tutto chiuso qua. Man mano che siamo scesi abbiamo visto questi arcate, le prime arcate là. Poi man mano abbiamo visto altre arcate qua. E abbiamo fatto il sondaggio, scendiamo, apriamo, buttiamo la lava fuori, come stato l'ha preso. Piano piano abbiamo visto che la sotto è morata di molta sotto. Adesso attualmente abbiamo fiuti, chi è a mare, chi aiuta la belga, ecco. Loro che si hanno l'intenzione di fuggire a mare. Qui a mare ha avuto il maramoto, correndo i faccia, acchiappati anche da sotto quando cadde. Che sai? Uno, due. Si è ancora, ancora la luce. Ci stanno in molta sotto. Già si vede. Ecco dove erano uomini e donne di Ercolano. Intere famiglie che avevano creduto di porsi in salvo fuggendo verso il mare. Ma lì, davanti al porticciolo dove speravano di spingere le barche della salvezza, trovarono un muro d'acqua alto 20 metri, l'onda mostruosa del maremoto. In queste orbite vuote sono ancora leggibili sguardi sbarrati dal terrore. Dietro i denti che luccicano alla luce dei nostri quarzi si riode l'urlo di un orrore. E come in un grande solenne bassorilievo che celebri la morte, ognuno si dispone nel gesto più composto. O abbandono alla morte che sopraggiunge, o l'inarcare delle braccia a proteggere il figlio. Il futuro che non ci sarebbe mai stato. Furono cancellati per 2000 anni, una pausa impressionante, durante la quale come non fossero mai esistiti. Ora eccoli, sconosciuti attori di un'immensa tragedia reale. Su tale argomento devi avere una visione chiara e penetrante e spingere il tuo sguardo lontano e in tutte le direzioni. Devi ricordarti che l'insieme delle cose è infinito e considerare come il nostro stesso cielo sia ben piccola cosa in confronto all'universo.